La banda Magliana l'hai conosciuta tutta praticamente. No, che ho conosciuta, se lo dico ho portato tutti io. I zingari da adesso non voglio dei nomi perché facciamo pure questo intervento, andiamo lì, guarda, ti davamo 3 giorni di tempo. Lui e Sergio Maccarelli da Tormarancio erano due che insomma mettevano paura. E il fatto che hanno ammazzato questo motivo, no? Quello già gestisce i cavalli e tutto, che erano una bella cifra. Beh, sì. Dicono tutti che lui era il capo. Da noi Edoardo Toscano. Che nemmeno non paga per nessun motivo, uno perché da testa, no? Grande Tommaso, come stai? Tutto bene? Ragazzacci nostri, sì, sì, va preciso. Mazza, stai bene, oh? Ma ah, vedi che bella sta giacca della... Oh, questa è una vita che non la vedevo. Questa era fantastica. Quanti anni ci avrà? E che ne so, ma hanno regalato. Porco cane, quanto è bella. Come sta? Ormai sei diventato famoso dopo quel video. Cioè... Sì, ma ogni tanto mi capita qualcuno che sta fermato dell'auto. Se fermano, a dita la verità, chi si ricorda? Dice, non sei quell'ervito da tanto in piazza Artufello? Dai, monta, ti accompagno. Ti danno pure il passaggio. Sì, sì. Mi è capitato già più di una volta. Tornando al video dell'altra volta, no? Che ci sono state un sacco di meme, quindi un sacco di frasi, poi venivano commentati sotto. E uno è stato, Fabio ha detto, zio, 40 anni, e tu dicesti, no, soli 37. Tuo nipote a Quarticciolo ci ha detto erano 41 gli anni. Ah, ma ha visto Fabio e Ciano? Sì, a Quarticciolo, sì. Sì, ci ha raccontato. Sì, ci ha detto, mio zio si è scordato, in realtà erano 41 e non 37. Ha detto, qua si è sbagliato, zio, che dici? No, vabbè, calcola che il primo round, definimolo così con termine pugilistico, ho fatto una quindicina d'anni all'epoca e poi ultimamente dal 94 ho fatto 22 anni, quindi 15 e 37. So che i 4 anni si è allevati da qualche amico mio, ma come gli amici, ne so. Però pure 37, io penso che manco un mafioso se fa 37 anni di gai, sono pochi. Giusto Cutolo questi qua, ma se no l'altri non ci arrivano, anche perché prima quando entravamo noi, a me mi hanno arrestato la prima volta nel 68, guardavi, che ne so, una vetrina che non è come adesso, ma fanno tutta questa pubblicità, fanno una cacciata per dire, sono quasi paura la gente, dicevo stalking, aggredita ragazza, alle 8 di sera, la mattina resti domiciliari. Noi invece, come che mo è diventato un collaboratore, Mancini, che ha Cattone Vecchio, non so se avete sentito nominare, sì, certo, un ex si è bandata la Magliana solo per vedere a via l'Adriatico, perché lui è da Borgatella che è attaccata a San Basilio. D'Antonio lo so ricordare perché quando entri dentro, che ha fatto, che ne ha fatto, no, io uno scippo, io una rapinetta, io che io lì, dico, Antonio, ma che ha fatto? Dice, no, stavo lì e... c'era un'orificeria, stavo solo a guardare, ma lì sono passate le guardie, indovino solo a guardarla, tentato furto 5 anni di carcere. È una cosa quasi inverosimile, però io poi sono entrato pure io, ho visto i fai 5 anni. Prima mi ha raccontato e poi l'ho visto. Quando sono stato dentro, almeno l'ultimo periodo, da una ventina d'anni, perché prima era molto peggio, non potevi reclamare, e dicevi una cosa, ti portavano le celle, ti ammazzavano le botte. Invece col fatto l'insistenza sul recupero sociale, quindi onestamente è cambiata a favore del detenuto, e quindi quando dicevi 37 anni e ultimamente, che io adesso ho 22 anni tutti insieme, ho fatto l'ultima volta. Beh, io a dire la verità, le Bibbie ho vista fa, nel 72. Di più! No, perché papà faceva il fruttivendolo e c'è stato un periodo che stava proprio all'angolo del penale, tra via d'Arpale Magietto e Bartolo Longo. Stava così, papà faceva il fruttivendolo e io stavo lì. Le Bibbie già c'era, penale però. Invece Raffaele Maglietti, che sarebbe quella del nuovo complesso, così è definito, ho visto proprio muratori prima spianare tutto quanto e poi farlo. Okay. Quindi io posso dire che ho visto fa e non so se a un certo punto vedo che finisce.
che finisce in un credo. Un reato medio di una decina d'anni, te fai 3 anni e mezzo, 4, che i benefici si esce quasi sempre. Che ne so, nel gasolano che prima quasi tutti morivano in carcere, poca roba, riusciva a star fuori, adesso 10, massimo 11 anni, perché il tetto massimo come periodo di pena scontata, che vale sì i benefici della legge Gonzini, ti fa 10 anni, non più di 11, il gasolano, o vedete fuori, oh, ciao Francesco, per dire, mostro di uno che viene dalla Germania, che ha ammazzato 7-8 persone in Germania, all'epoca hanno fatto i rivolver tipo America, vado lì e poi soprattutto vanno a lavorare, ci stanno, per esempio, la paga mensile della cucina intorno ai 1000 euro, quindi tu esci con la condanna, entri quasi in bianco e la gente esce 100-200 mila euro. Perché ti spendi 300-400 euro, ti metti, calcola su un anno, 5-6 mila euro, ne fa 10, sono 50. Quindi esci, entri povero, e io invece sono stato sempre... te volevo chiedere. No, fatto. Io sono stato sempre in tensione, perché io ti dico la verità, io calcolo che negli anni 80 levato qualche servizio extra, ero stipendiato, mi davano 10 milioni al mese, quindi erano 2 soldini già, di mia. Poi ogni tanto mi arrangiavo con il pezzettino d'oro e cose, quindi arrotondavo. Pensavo che i lavori, definiamoli così, i furti di una volta, e camici poi soprattutto di una volta, che non prendevano né soldi né amici, 22 anni di carcere, invece di scicchi i soldi, sono uscito con 300 euro perché mi avevano dato, perché lavoravo dentro a carcere, 300 euro che erano a metà soldi, avevo spesi, piavo 500-600 euro al mese, sono uscito con 300 euro con tutti i rimpianto e rieletto. Cioè non c'è, anche se c'ho un amichetto che da piazza Artufello Riccardino che mi ha fatti impazzire insieme, una delle poche cose vecchie che dimo, pure se ci eravamo messi da parte 1000 lire al mese per dirla, tipo la canzone ci ha messo, invece lui perché a un certo punto ha smesso, quindi è diventato in automaticamente povero, perché è incontro che campi papà e mamma, vitto alloggio assicurato, c'hai 1000 lire in tasca, ti abbassano per una gioca a biarda stricca e stavi bene così. Però a noi il divertimento, il night, il coso che la prima volta che sei dal locale 21, nel 67, che se entrava per entrare, se non c'avevi la giacca c'era il portiere che stava lì, te la dava di mettere e poi la ritavi quando uscivi, se non te facevi entrare. Ma tu ce l'hai ancora qualcuno, qualche amico storico, ce l'hai ancora oppure non vi sentite più, oppure sono morto, stanno carcerato? Beh, non lo so. Lui, il fatto che l'ho anticipato prima, l'ex bandarella, calcola che su 100 persone 90 sono morte, un po' poverdosi, un po' per la sparatoria e un po' perché erano vecchi. Su 100 persone, se io vado in giro a Artufello e devo contare di vecchi, non arrivavamo a 10. E poi c'è questa novità qui di sordi finiti, e ladro, tra virgolette, così come è definito, non c'è più. Perché io, te dico la verità, adesso mo sto a far serio, non rubo manco uno secchino, mi faccio abbassare i soldi dalla pensione, quindi maga, vabbè, a cucinare sono bravo, a fare la spesa sono meglio, quindi sto a posto così, e i soldini... Dovremmo fare una rubrica con zio Tommaso, come fare la spesa e cucinare con pochi soldi. Sì, con pochi, è vero, perché io tanti... Ogni tanto cioè a me non mi risulta, perché il mercato specialmente a Marmelania sembra che esci da uno stadio olimpico, lì intruppi da una spalla all'altra. Io ormai devo far serio, non che mi posso mettere a fare polemico, a fare sull'auto uguale, dico io, tollero un po' facci indiano, perché magari io sto a far bravo e tutto quanto, magari trovi qualcuno che ti guarda storto, c'ho paura della reazione. E allora dico, evitiamo. La reazione sennò... tua? Certo. Infatti te lo chiedo, ma ti capita mai che ti incavoli, te litighi, oppure dici, senti, fammi girare dall'altra parte, sennò... No, a girare non mi giro, però io guardo, o se ne accorgono dalla faccia, perché uno può dire quello che gli pare. Come dice qualcosa, gli do un'occhiata proprio... Mi guardo così e te devo dire la verità, c'hanno un accenno prepotente, però come guardo se bloccano, uno va qua, uno va. Adesso lo so far, non ho buono. Però io ogni tanto mi guardo da solo allo specchio, dico, bah. Quindi mo adesso sono passati un po' d'annetti,
quindi esci arrabbiato relativamente che ce l'hai a livello interiore, però dopo un po', per questo fatto che siamo di tolleranza e vediamo qui, vediamo lì, dico, certo, mi hanno sempre arrestato parte di rati, non è che mi devono arrestare per omicidio gratis, che io uno che ammazza un altro senza impegno è un omicidio gratis, che fai? In conto, certo, non è un'azione apostolica andare a rubare, perché vado pure in chiesa a tutt'oggi, quindi va lì Gesù Cristo, insomma, sappiano tutti che i preti, però. Qual è la tua relazione con la religione, col senso del peccato, visto che insomma sei una persona pregiudicata, che ha commesso dei reati? Come ti relazioni col concetto di Dio, con il fatto che hai peccato? Al di là della legge, no, e dello Stato italiano? Meglio, seguo il verbo che ha la parola, seguo quello che dice, dice basta che ti redimi e sta a posto, quindi io quello che dice lui lo sto a fare, quindi io penso che più io mi relaziono con la chiesa, ma secondo me mi va più bene il prete, per questo motivo dice, vedi, sembravi cattivo. Perché ci vado in chiesa, vai di lì e poi allora ogni tanto che diventa una storiella, dico camminare sull'acqua, perché lo dice il Vangelo, e io dico, gli sono stato appresso, camminare sull'acqua, ci credi e non ci credi, e quindi io ho fatto una specie d'aforisma, camminare sull'acqua, dico Gesù ci camminava perché non c'aveva i pesi del peccato sulla schiena, quindi se tu non c'hai i pesi ci puoi camminare pure te sull'acqua. Ecco perché vai a fondo. Perciò tu sei arrivato al punto di redenzione. Tutto quello che è successo prima, secondo anche poi le scritture e tutto quanto, poi in teoria adesso sei a posto, stai a fare il bravo, sì, e hai detto bene, adesso litiga con una persona e magari un omicidio a gratis, non c'ha nessun senso. No, e poi soprattutto per la persona che poi vai a offendere. Il motivo, questa a base è questa qua. Però pure quello lì, magari quello se pensa che ti dà una pizza e scappi, invece io do una ricoverata, dico. No, infatti è quello, perché tanta gente non sa con chi c'ha che fa, no? Cioè, tu adesso sei tranquillo, però storicamente parlando, cioè, tu sei un personaggio No, io quando camminavamo noi all'epoca che dici te, la gente che ci camminava sotto casa mi volevano bene proprio per questo motivo, perché distinguevo il furbetto da quello normale. Quindi quelli bravi sotto al cortile, quando mi vedevano, mi facevano tutte le feste e cose. Invece quell'altro che erano mezzi cattivelli di indole. Tu per dire, io camminavo qua, tu cammini così, quello che ti vedeva, come adesso fanno al semaforo, si fermavano proprio, si scansavano e quando passavo io poi ripartivano. Quindi ma io dico, io per di ma pure con l'altro da bandarella. Quindi perché se lo sapevano questo che fa, che non fa, quindi, cioè non dico paura, però ci stavano attenti, dice che ne so che mi dice. Perché... Ma senti, tra l'altro dal video tanti hanno commentato, perché hanno visto pure un articolo tuo, tu la banda magliana l'hai conosciuta tutta praticamente. No, ho conosciuta, se lo dico, ho portato tutti io. È vero, perché tanti più hanno conosciuto, tu hai conosciuto Toscano, Mancini. Sì, sì, io ho portato tutti io. Operai, Toscano hai e tu ricordi, pure Crispino che veniva da Ponte Marconi, ho presentato io, ho incontrato nel 72 la prima volta, e poi ho presentato Antonio, ho presentato Crispino, Edoardo, no, perché siamo cresciuti insieme, insomma tutti i ragazzi nostri, calcola, si chiama la banda della Maiana, che noi ce l'abbiamo tra Edoardo e il cognato, che è il cognato Vittorio Carnovale, che penso che avrei sentito nominare. Sì, erano due fratelli, fratelli Carnovale. Sì, sì, Giuseppe. E Antonietta era la sorella, che era la moglie di Toscano. Allora, a me lo vedi, te lo ricordi? No, io ho studiato. E noi facciamo tutto questo discorso qui, e noi, praticamente noi, pensati, dal casino finale, che arrivai a morte a quel punto, mai capri potenza, sempre banda rivale, quello venne a roba a posto tuo, sparami, e si usava un po' così. Che immagina lo specchio, mi piace, perché pure per fare uno dei famosi aforismi, perché con lo specchio non c'hai attività pratica, quindi è automatico che l'immagine è senza peccato, in automatico, perché riflette solo la forma che ha la figura, però senza il peso. Ti senti, come stava dicendo Evelina, di avere quasi due vite, no? La vita, quella prima del carcere, volendo anche, e poi la vita di adesso, tranquilla, prima, night, soldi, stato, conosceva tutti, reati,
reati, e adesso invece tranquilla, pagata. Pure adesso c'è una forma di rispetto, cioè perché uno che si affeziona e ti vuole bene può assomigliare relativamente a prima, però certamente prima era un altro Tommaso, c'è poco da fare. Quindi per ritornare invece al Vangelo, il peccato non è che Gesù Cristo ti perdona a te. Lui ti dice quello che devi fare per essere perdonato, perché lui non è che fa il mago, capito? Non è che dice ti perdono io, no, te devi perdonare da solo. E lui lo scrive. Quando commettevi i reati non eri così religioso, lo eri però pensavi ad altro? Beh, diciamo che io la chiesa ho quasi sempre seguita. C'avevo il contrasto d'azione. E dico, una politica da male. È bello. Tommaso l'ha vissuto anche un lavoro, anche se lui a un certo punto, che ne so, ha sparato una persona. Era sì. Lavoro lui. No, no, era solo lavoro. Era solo lavoro, scusami. Cosa invece di andare al cangiere, andare ad aiutare papà al banco di frutta a venne quello che veniva. Te dici, fa così, e te devo dire la verità. Io, diciamo, sono migliorato gradualmente, con un po' d'anni, che subito ogni anno fai. Però ho detto un po' di casini, ho fatti, ma quindi almeno morimo tranquilli, proprio per dormire sull'acqua, cioè, invece di camminacce, sai, senti... così. Beh, una rabbia interiore, visto il lavoro che abbiamo fatto dall'epoca, ci avevi come forza interiore, però onestamente se azione non era obbligata o addirittura pagata, si vedeva uno pure che faceva casino, facevo finta di non guardarlo. Okay. Per lo stesso motivo, certo. Mi metto a far botto con uno che lavora al cangiere. Che poi è la storia tua, Mattia, cioè tu fai a cazzotti e sei pagato, ma tu per strada ti metteresti a fare cazzotti con cretino? No, perché a te te pagano, penso migliaia di euro. Penso che no, quando capita, perché ci sono stati i nostri, che sono quasi tutti morti, che c'avano, si erano in vita una ottantina d'anni e facevano un po' i prepotenti, li bloccavamo. Se uno passava, che ne so, moglie e marito, una stupidaggine, adesso una volta gli tiravano la spalla, una volta gli davano... E noi quando ci capitava, se bloccavamo, scusi signora, non vogliamo disturbare, lui dicevo, che è tua sorella, dove è tua moglie, invece dai spinte. Quindi lo bloccavamo proprio. Giusto, giusto. Hai mai vissuto un momento in cui hai pensato di morire, hai avuto paura per la tua vita? Non so, una sparatoria, una rapina, una rivalità con un'altra persona pericolosa, nel carcere, fuori? La paura non ce l'hai perché all'interno lo sai, ma di prima. Però era calcolato che potevi morire, come no? Definì paura, no, perché se non te muovi. Valutavo prima, se io sparo a uno, ma poi non spara pure a me. Quindi c'aveva la coscienza sotto questa forma. Come io che combatto, che so che esiste il capo e la possibilità che più un cazzotto vada in terra. Mica vinci sempre, però, può capitare che può pure perde. Quindi sotto quella forma, per la paura, non mi pare proprio da disgraziato, perché è come te dici, c'hai paura di te, non ce vai su ring, invece non c'hai paura. Sai che oppure, potresti perdere, però non c'hai paura. Io al posto magari tuo, se dovessi avere una pistola in mano durante una sparatoria, magari mi congelerei, invece magari tu era diverso per te. Può valutare, dice, un giorno invece di vince sempre posso pure perdere, non perché tra virgolette lo dico, i disgraziati da abbandonare Maiana, perché hanno ammazzato più loro, perché si sono inventata azione, quindi lo sa quanti sono morti, ma anche se ne sono accorti, quello che ne so, sempre per interesse. Venne la roba, quello che ne so, uno, io so al tufello, venne una roba ossia, c'era qualche amico che ti diceva, oh, c'è sta uno che ci sta va perché facciamo pure questi interventi qui, ci sta da fastidio, pugnavamo tipo, certo. Che ne so, i zingari da adesso, non voglio dei nomi perché, però i zingari si conoscono, i nomi dei zingari, e facciamo pure questi interventi, andiamo lì, guarda, ti diamo 3 giorni di tempo, io capisco pure che tu sai, te vuoi arrangiare pure te, però già ce ne sa un altro, la concorrenza non è giusta, non lo può fare, trovate un altro posto, se no ti spostiamo noi. Infatti la domanda che volevo fare prima, anche ai tempi vostri c'erano rom, zingari? Ma io i zingari li conosco da quando facevo un'elemosina, pensate, che poi invece sono diventati zingari ricchi, sono partiti che elemosina, che poi manca di che non c'avevano i soldi, che tutto, diciamo, le truppette loro, e le famiglie e quant'altro, erano sempre minimo 15-20 persone. Quindi quello andava in giro, mezzo elemosina, mezzo furtarello, 5 qua, 5 qua, non è vero, più delle volte al mercato la roba, la gente c'aveva paura, mancava, pagavano.
criminali organizzate non italiane ai tempi vostri, era praticamente... No, a noi i primi ladri che io ho conosciuto che venivano da Marsiglia, chiamavano i ladri, ma io non potevo più. Marsigliesi? Sì. Quindi francesi, però altre etnie non c'erano, insomma. No, i primi nostri sono da Francia. Eh sì, perché poi sono loro che hanno un po' formato la banda della Magliana alla fine, perché io mi ricordo ci stava Abbruciati, Bellatinelli, che erano... Capitano Roberto, l'ultima mi dispiace che non ho visto fuori perché prima da uscire ho incontrato... Era pure un pugile lui poi, mi ricordo, no, ma un forte pugile. Era pure forte. Lui e Sergio Maccarelli da Turmarancio erano due che insomma mettevano paura, quindi erano forti, due pesi medi bravi, poi non solo per passare tempo. Quindi Berardinelli e sto Maccarelli qui, Sergio Guerra di Turmarancio, erano due pezzi grossi e poi diciamo le prime linee, poi le seconde linee, il capo, il vice capo, ascende fino all'ultimo che correva solo per strada pallenasse. Comanda, ma te, il libanese del romanzo criminale. Sì, ma Giuseppucci. Giuseppucci, l'hai conosciuto o no? Sì, io ho visto, però più che lui, dicono tutti che lui era il capo. Da noi Edoardo Toscano, quindi era un capo zona nostro, che poi l'inventore della banda, in sostanza, quando si faceva il cosiddetto summit, Crispino è di qua. Giuseppucci di qua. C'era pure Abbruciati. Danilo c'è stava e quindi si consigliava un po' come i primi americani, dobbiamo fare questo, te che dici, te che ne dici, però l'ultima parola a Toscano. Cioè che non è, no, cioè, dicono tutti perché, no, nei documentari, nei film, però mica, le persone mica posso contestare il regista. Quella poi è un'esigenza anche scelta. Cioè è vero che il Morghini mica che ti regalava niente. No, chiaro. Non era l'ultimo arrivato, però l'ultima parola era Toscano. Però da questo a quello, allora è meglio dire da Morghini, già all'epoca Renatino De Pedis. Sì, Renatino Bruciati nei testacini. No, erano proprio... Goraffale Bernasetti erano c'avevano il gruppetto di fuoco. Tra l'altro è uno dei pochi che è rimasto in vita Bernasetti. Sì, adesso sta a Abbadino. 26 anni si è fatto Raffaele. Sì, però Raffaele è tranquillo, quell'altro di due sono collaboratori, parliamoci chiaro. No, Raffaele infatti. No, Raffaele lo sono andato a trovare l'altro anno, che mo. Stava via Galvani, non so se la conoscete lì, dopo questo passi davanti ai pompieri, sì. Cioè vai lì e mi hanno detto ultimamente ho incontrato uno del Trullo, un amico nostro vecchio, ha detto che si è spostato al porto fluviale, sta a fare, si è imparato in carcere da fare e pizzetta. Meglio, ma ha copiato a me perché io sono abbastanza bravo, facevo i gnocchi a mano. Carcere. E Raffaele mi guardava così. Dice, mi do un po' pure io. Sì, sì. Ah, quindi pure dentro vi siete beccati con sì, Raffaele? Sì, io dentro e fuori ho visto crescere pure a lui. Lui, Renatino, ho visto Raffaele, pure. Raffaele, no, c'ha 70 anni, come te, come anni? C'è età mia, c'ha, sì. Lui non ha mai collaborato, non ha mai parlato. Ma lui. Come si è fatto quasi 30 anni? Io ho visto entrare e uscire. Cioè, comunque te no, ma lui con lui mangiavamo insieme tutte le domeniche. Se faceva una domandina tra un braccio e l'altro. E noi facevamo una volta che Edoardo, una volta... col cognome. Era Raffaele ai tempi da banda. No, è stato sempre, operava bene, però non era né invadente, c'aveva quel tipo di calma che era necessaria proprio per il lavoro che faceva lui, quindi poca caciara. E invece Renatino, a differenza sua, tipo col principe del Galles, tipo Vittorio De Sica, sempre con questa brillantina, di Galeani. Cioè, qui mandò a qui, io dicevo io per scherzare, morcano pure i muratori, tutti pieni di carcere, sempre con questa... Insomma, poi, un medico non niente, che non era né offeso né niente, poi dice, se non fa male a me, è meglio. E l'amore? Noi abbiamo cominciato che i night. Quindi la fidanzata quella classica non c'era. E non c'era perché sono i Darnight la prima volta a 17 anni. Quindi va lì poi, c'erano qualcuna da noi, però diciamo che non era una cosa fissa, un orientamento così, perché andavi lì e non facevi in tempo a parlare con una che passava uno, mio fratello, un altro, domani andiamo a Darnight, ciao. Quella magari andava al mercato a fare la spesa.
interrompevi. Quindi onestamente, anche se riconoscevo che qualcuno si è fidanzato normale, sposato normale, però io secondo me mi sono portato dietro per il fatto del night. Sì, perché a ballerina è vero che spendiamo una cinquantina di mila lire, all'epoca ne erano pochi, Moscendò e Don Perignò si chiamavano i famosi tappi perché ai ballerini gli davano una percentuale. Ma sei tappi che venivano a stappare? Sì, e di fatto lo chiamano, non possiamo a tappo. Andava lì e io per curiosità gli domandavo quanto te danno, ma quasi la metà. Quindi là ogni bottiglia per i soldi, dicesi sempre. Veniva una decina di bottiglie, che ne so, con 2-3 ore ha fatta la serata, oltre lo stipendio. Capirai, io ho cresciuto i miei nipoti io, e mie sorelle e la famiglia, a di poco eravamo una quarantina di persone. Quindi il circondario ce l'ho sempre avuto. Un po' il circondario, un po' il night, poi andando a giocare a pallone, 100-200 persone dietro, quindi isolato non sono stato mai. Tutti quegli anni di carcere attaccati, ma la relazione col sesso, cioè tanti anni senza, come si fa? Cioè, non si dovrebbe dare la possibilità alle persone di carcerare? Ma infatti hanno fatto la legge per questo fatto qui. La legge così ne nasce per questo motivo. Ah no, adesso quando entri a male ti fai un voglio dire una cosa poco pulita, però che tra volontari e romba varia qualcuno si arrangia. Che ne so, ci stanno 10 volontari, 8 sono suore, ma 2 volontari sono a trucco. Su 10 ci stanno quelli che vanno col Vangelo, però se fai tutta la somma di tutto, vanno 2. Una volta uno si arrangia con uno, una volta con l'altra e tiri avanti. Prima tutta fantasia, tutto cervello, si poteva dire Antonella Parolaccia Grossa, i pippe famose mentali, che si dice ti arrangiai così, e che i giornalettini. La famosa saponetta era una leggenda metropolitana, che nei carceri poi uno si andava a fare il bagno, se può dire no. Sì, non so se si può dire, però calcola che almeno da quello che ho, l'esperienza che ho io, è molto limitata a stazione, perché calcola che su 100 persone, tra virgolette, i cosiddetti sporcaccioni, su 100 erano massimo 10, quindi la percentuale era molto bassa, perché tu quando entri con la forza interiore, con quello stato d'animo, che tu hai calcolato che vai in carcere, che devi fare la pena, che non puoi mangiare pena, e quindi tu quando entri stai a posto, sei allenato. Ma quindi è un po' più una leggenda metropolitana, dai, che nei film. No, no, non è che è solo leggenda, che direi una stupidaggine, però è basso, la percentuale è bassina. Basso. Anche perché all'epoca per dire persino, mi è andato con invece di diventare capo ti facevano diventare postino. Quindi allora pure quello. Non è che poi così è sbandierata, è arrivato, olè. Vabbè, se ti inguattavi che c'entra? Certo. Dappertutto uno si inguatta. Per esempio, capitava all'epoca, parlavamo sempre dei 30 anni fa, a quando hanno cominciato a restare, che prima non restavano, qualcuno di questa percentuale bassa diceva, è arrivato. Quell'altro guardava e se parlava sempre con i vecchietti dalla banda, dicevo, fagli perdere 3 punti, di papa patente. Ah. Va c***o, no, non c'è po' nada. Mica te potevano minacciare, però ti scancellavano. Certo. Cioè, da che eri 100 punti, cioè, 90, è come la patente da terza, certo. Ma mia madre soprattutto, all'epoca veniva che a busta di carta quella del pane o dell'osteria vecchia, invece della tovaglia, col pezzo, col coso, che ti manca l'aglio? Che ti manca l'erbita? Quindi altro che colloquio, veniva lì, mi diceva, oh, che ti manca, che non ti manca, magna qui, e insomma, vabbè, e mia madre mi piava tipo ragazzino, dico, ah, ma guarda che ho capito, stai a segnare erbita, segno, l'aglio. E te le poteva fare tutte queste cose? Sì. Beh, quello poi ti sei imparato a cucinare bene. Dentro gioco forza, poi noi fino al 72 non c'avevamo niente. C'è stava delle zollette che assomigliano a quelle zollette che danno ai cavalli di zucchero, che si chiamava Armeta, era identica. Accendeva il navagas, che ci hanno dato le prime volte quelle per farci fare un caffè. Poi invece nel 72 abbiamo fatto un po' i rivoltosi, un po' di casino, un po' di qua, tutto il circondario carcere, non solo magistratura, tutti i dirigenti. Dicevamo questi, sai, da piccoli delinquenti, che insomma il direttore del company c'aveva un occhio.
fanno così, fanno là, fra 2 o 3 anni chissà che ci combinano. Nel 72 ci hanno dato i fornelli, le padelle e tutto quanto. E avete potuto iniziare a fare tutto quanto? E abbiamo cominciato a farsi da magnati, infatti quando arrivavano proprio le sporte dei 2-3 chili famosi di pasta, se facciamo portare tutti o con panatico o solo con nudo, o solo la carne, perché la pasta dice ne la fate, oltre che pesa dica la famo da soli. Che viene pure meglio. Il fatto di Franco Nicolini che c'ha avuto lo screzio con Selis. Selis era stato schiaffeggiato, ma era vera sta storia? Se ti ricordi? No, ma io stavo, ci ho fatto 10 anni insieme con tutte e due. Nicolini, lui all'epoca hanno arrestato un Francia. E facevano le rapine quelle itineranti? Sì, 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 no. Beh, difatti è uno dei primi tamponatori lì. E da là e invece Selis parte dai minorenni, da Porta Portese, quindi persona ladruncolo, che lì amo, detto già prima, rubi i morsetti, rubi i rame, rubi i sordi, scippi, rapine, quindi fa le scalescio così, quindi ha fatto un bel percorso, per una decina d'anni, o screzio è relativo, perché ne che hanno litigato, però Franco, tra virgolette posso dire, perché era cattivello pure il criminale, lo chiamavano apposta, e già fatto, grandicello, Nicolino, piccolo potenziale criminale, e quindi non è che andavano tanto d'accordo. Poi lascia perdere a pizzetti una cosa, per 2 volte invece uno da fa botte gli dava una manata così, a cosiddetta manata. Quando il criminale è d'attor di valle che volare un po' di sordi a quelli che facevano le scommesse, e gli hanno detto ai ragazzi nostri da Magliana, e sotto compenso, e sempre quelli che facevano le scommesse così, e dice se ci ammazzate vediamo una quota, e così hanno ammazzato. Che poi è stata quella più romanzata come storia, no? No, beh, ma la verità assoluta è questa, lo lascio perdere i pregi e i difetti personali della giornata, però è il fatto che hanno ammazzato questo motivo, no? Quello già gestisci i cavalli e tutto, che erano una bella cifra, sì. Arrivi te perché te pensi di arrivare chissà da dove, dall'altro mondo, poi i francesi, tolto lui, hanno cominciato a vedere tutto Jacques Berenguer e non solo tutta la banda loro. Si scegliere di essere il Tommaso che ha avuto a che fare con la banda Magliana, sì, sì, che ha avuto a che fare col crimine, eccetera. E il Tommaso invece che lavorava al banco della verdura col padre? Ah, oggi si torna indietro a vendere frutta. Proprio garantita al 100% proprio. Il crimine non paga per nessun motivo. Uno perché ti arrestano, uno perché magari qualcuno ti guarda sotto, qualche invidioso che è invidioso, qualcuno che ha paura, ti fanno i dispetti. Quindi devi evitare prima questo e poi, detto fra noi, io ho amici che hanno cominciato col papà a vendere la frutta, sono diventati milionari, hai capito? Cioè, da una parte tu pensavi che la carriera criminale poteva essere... Sì, sì, che morivo con i soldi dentro la bara. E invece pensavo. Ti sei trovato che hai fatto... E tu sei anche stato molto fortunato, perché magari altri tuoi colleghi, come hai detto, tanti della banda, sono morti. Ci sono altri che invece hanno lavorato e ora hanno tanti tanti soldi, sono imprenditori. Perché sì, all'epoca chi era bravo con qualcosa poteva far crescere proprio... No, ma io così a tempo perso, ogni tanto, feste comandate... A Pasqua o a Natale mia madre, ma tuo padre che invece dei 10 quintali ne tende 15 frutta e verdura, c'ha la pancia, la faia, ero super allenato, all'epoca andavo lì, gli alzavo le cassette con tutti di così, gli spostavo e andavo lì e con papà faceva 700-800 mila lire vecchie, prima sempre anni 60 e 70. E dopo che abbiamo cominciato, che abbiamo lasciato il banco, praticamente io ho lasciato via uno dei miei fratelli, che mio padre mi ha lasciato a me. Però io ancora stavo sotto il discorso criminale. Dico, senti, fa una cosa, mettete a vendere la frutta. E ogni tanto andavo aiuta pure a lui e fai i soldi. 1.600.000 al giorno. Ammazza. Io gli facevo un po' da ragioniere, oltre che aiutavo a vendere, quindi tu fai i calcoli. Metti una media invece di 1,6, 1 milione al giorno, fa il conto per 30 anni. Eri ricco. E diventa una. E tu sto dicendo, amici che hanno venuto la frutta a posto mio, sono diventati milionari. No, che finta, io mio padre ha fatto la guerra con i tedeschi, c'ha l'occhio più lungo che il mio. Lui veniva uno, se era un giocatore di pallone,
stava zitto. Tommà, come va? E venivano poi il pallone. Passava un altro che era, tra virgolette, un delinquente come me, e mio padre mi guardava e diceva: ecco lì, è come te questo, vatta a pisca. Cioè, però, lo squadrava proprio col cuore. Sì, sì, ci indovinava. E poi mi diceva: guarda che fate una brutta fine. Orazio c'era l'occhio lungo che la guerra dei tedeschi, diceva: andate male, se non vi ammazzano state comunque peggio. Però non ti ha mai preso a pizze? No, una volta mi ha dato una mezza sediata, perché io nel 57 ho avuto un fratello che è morto al fiume Aniene. Per un fatto, avevano fatto una rapina insieme ad altri due, e lì le guardie hanno detto: si è affogato. Invece quei due ragazzi, dopo 15 anni di carcere, mi sono venuti a trovare da noi, dice: guarda che non è vero che si è affogato, ci hanno sparato le guardie. Però sul giornale 31 agosto 57, morto annegato. Che dice, all'epoca io avevo 7 anni, non mi potevo mettere a fare l'avvocato, ero piccolo. E ti ha colpito sta cosa di tuo fratello? E beh, bambino, però. E beh, diciamo che mio fratello, a differenza mia, paradossalmente è vero che si arrangiava col colpetto, che era più d'arte, sempre quel colpifice facendo, perché i primi soldi si avviavano così, però era un pugile pure forte. Ah, pure. E come no, stava lì un bel giovanottone, più di 1,80, tutto muscoloso, si allenava, era un grande meccanico, c'era due cose buone, pugilato e meccanico, quindi al banco a papà andava a trovare solo per salutarlo, perché sì, meccanico, perché ce lo pagavano, poi qualche cazzotto pure che dava ce lo pagavano pure a lui, quindi. Però è morto presto, perché aveva 20 anni. Mazza. Quel giorno lì che mio fratello, quando veniva, calcola che è morto il giorno prima, poi mi hanno raccontato, vado lì, guardo l'orario, quelli lì che mi avevano visto mi portavano i cocumri, le cose, i gelati, quindi, perché mi veniva a trovare durante il mese, mi guardavano così, dice che c'è Tommà? E dico che c'è, subito un po' a intuito, un po' perché praticamente era più puntuale lui di un orologio, dico stiamo in ritardo, ho detto qualcosa non va. È venuto uno di questi miei fratelli, che poi avevamo fatto di intafruttivendolo, che pure lui era del 41, quindi aveva 16 anni, però già camminava. Già ho detto qualcosa in quadra. Quando ho visto questo, che adesso è grandicello, è diventato vecchio, perché è del 41, mi fa così che la mano, ho fatto stiamo a posto. Quindi ho peggiorato a livello visivo proprio, mentale. Mi faccio affatti indiano fino a che non siamo arrivati a casa. No, a me mio fratello da solo no. Ma però quando io, perché ho fatto infanzia a Viale Etiopia, al quartiere africano, sono arrivato lì, c'era il primatario a casa, c'era il piazzaletto. Sì, parenti. Allora prima il ritardo, poi mio fratello, poi tutta la caciara. Chiamava così e niente, mia madre ha fatto passare 3-4 ore perché mi guardava come disorganizzato a livello interiore, e dopo lì, a mezza giornata, mi ha detto, di guarda, già lo sapevo. No, però dopo, quando sei cresciuto, pure che la cosa, che ne sa me, mi è morto all'epoca un grande amico, a due amici è poco, era più di un amico, per una serie di motivi, quindi aiuto, sostegno, questo qui, però poi lì, quando sei fortificato, vale pure sul cadavere. Quindi sai che è successo questo, però a reggi, perché poi gradualmente lo dà per scontato. Quindi io, indurisci. Sì, quindi io simpaticamente, quando vedo la bara, non è che scappo, io se vedo che passa il carro pure che ha la bara, lo saluto come portassi fortuna. Quindi io, quando vedo la bara, è come se mi drogo, mi dà, capito? Mi dà carica. Quindi il morto si può d'aiuta. Allora, noi diciamo solo per l'ultima cosa, la testimonianza di zio Tommaso è quella di veramente il crimine non paga. No, e quello per tutti i giovani che se sono fomentati con la banda della Magliana, romanzo criminale, sì, Suburra, eccetera, veramente se lui tornasse indietro ha detto: io avrei fatto un mestiere onesto e magari oggi ero molto più ricco, sì, molto più contento, e magari non avrei passato 37 anni in carcere, oh, che è veramente tanto, è una vita. Oh, però soprattutto è vero degli anni che un po' potrebbero pesare, però per noi che eri abituato, calcolavi, ma proprio per non offendere una persona. Cioè il crimine, io non c'ho paura
non ci avrei paura di andare in carcere, che ci giocherebbe col carcere. Però dico, per andare in carcere devi offendere qualcuno, quindi io non vado in carcere perché non offendo. Perché vuoi rispettare la persona? Sì, sì, è bella questa. Che di, come ha detto, se io devo litigare con una persona e arriva pure magari a ammazzarla per nulla, cioè è la prima cosa che lui pensa, cioè io non la voglio offendere, perché l'offesa è proprio la cosa più preoccupante. Difatti ci eravamo già praticamente preso questa conoscenza qui, a inizio stava al banco di frutta. Vanno tutte e due, carcere, a detta la verità, a ripensarci, non faccio più l'azione offensiva al prossimo, quindi io ci avrei meno paura del carcere, però mi dispiace, metto più il dispiacere dall'aggressione contro la paura del carcere, quindi è peggio mettere paura a qualcuno. Grazie sempre, che veramente ogni volta che parliamo con te è sempre un sacco di storie. E dico a tutti, ragazzi, se vi interessa, magari sapete altre storie a zio Tommaso, noi lo veniamo a ritrovare, sempre che lui sia disponibile. No, ovviamente. Ma quando fai il messaggio di far bravo, sto a disposizione. Avete visto? Che è fondamentale. E allora noi vi salutiamo, che si è fatto buio, e ci vediamo al prossimo video. Okay. Ciao.